la misura è colma, non si può pensare che dopo 14 mesi si debbano aspettare mesi ancora per avere dei ristori che sono solo una barzelletta. Il lavoro va tutelato in tutte le sue forme perché è la forma primaria di espressione dell'uomo. Riuscite a censire in questo momento quante sono le attività che non riusciranno a riaprire proprio saracinesche? Io ritengo, così a spanne, che almeno il 20% delle attività attuali pagheranno il pegno dopo, perché oggi sono aperte ma non si renderanno conto che al momento che finirà questa storia, che dovrà finire, il 20% chiuderanno definitivamente le attività. 3 milioni di persone negli ultimi 7 anni hanno chiuso l'attività. Da febbraio 2020 ad oggi 500.000 hanno chiuso, ad una media di 3 persone di dipendenti per 500.000 fa 1,5 milioni di persone in questo momento sono a rischio di perdere il posto di lavoro. Quando? A ottobre, quando non ci sarà più la cassa integrazione. Quindi chiediamo che lo Stato comprenda che non deve salvare i posti di lavoro così, ma salvando le aziende, e lo capisce anche un bambino. Le partite IVA vuol dire superare il sistema di rappresentanza tradizionale, che è quello nostro. Noi eravamo abituati a delegare, non andavamo in piazza. Sono a Pescara, ho un atelier, mio marito è un'agenzia di rappresentanza del comparto wedding e organizzo eventi, quindi noi in famiglia siamo fermi da un anno perché ovviamente non possiamo lavorare, siamo fermi da un anno, stiamo andando avanti con le nostre risorse, però sono risorse non infinite chiaramente. Abbiamo dovuto far fronte con i risparmi privati, visto che avevamo tutti i fornitori da pagare e non abbiamo potuto lavorare. I risparmi appunto che uno si è messo da parte con gli anni, niente di più. Abbiamo una morale, educazione, però ce la state facendo perdere, questo è il risultato. Rispetto alle città, agli autobus che vediamo in giro con tanta gente piena, quindi i famosi distanziamenti non vengono rispettati, però la montagna, che è un luogo davvero che il distanziamento è naturale, viene dimenticata e viene vietata. Le nostre sono attività micro aziende, però soprattutto gli alberghi più grandi che sono in difficoltà già hanno avuto proposte di acquisto da essenzialmente est europeo e capitali di altra natura, non di natura italiana. Ci hanno imposto di chiudere e ci hanno abbandonato, questo è stato veramente vergognoso, continuano ad arrivare bollette stratosferiche e non ce la facciamo più. Noi non chiediamo niente, noi chiediamo solamente una mano per poter riprendere dopo questo anno che ci ha praticamente distrutto. E per noi l'anno è dicembre, gennaio, febbraio e marzo.